Un'ultima domanda, lei è conosciuto in consiglio comunale e in città come l'uomo delle grandi battaglie. Quale sarà il suo prossimo impegno in consiglio? Guarda, ormai siamo nella fase terminale del consiglio, quindi le battaglie cominciano ormai diciamo, a esaurirsi. Ce n'è una a cui tengo in modo particolare, è che sembra essere arrivata all'epilogo, l'epilogo del consiglio comunale, ed è l'epilogo anche diciamo, di una indagine che io da 2 anni ho denunciato e ho fatto una battaglia che riguardava la questione dell'urologia e tutto quello che era venuto fuori, e che, ahimè, dalla lettura di alcuni giornali che hanno estratto ora non lo so come hanno fatto, delle parti degli atti di indagine, io ho letto delle cose sconvolgenti e sono delle cose che mi fanno particolarmente irritare perché su questa battaglia sono partito da solo e sono rimasto sempre da solo, perché tutte le volte che ho cercato di coinvolgere le forze politiche a intervenire, anche aiutarmi, sollecitando delle pressioni, ma non dando sul dato penale delle responsabilità penali, perché quelle sono la magistratura dovrà accertare. Io su quello naturalmente ho potuto denunciare, però la magistratura dovrà accertare la veridicità o meno. Il problema è un altro, su quelle che sono le responsabilità amministrative e politiche. Io nei prossimi giorni presenterò una mozione direttamente di nuovo al Comune, dove chiederò alla Giunta di attivarsi verso la Regione e di chiedere spiegazioni all'attuale direzione dell'ASL di Biella. Perché mi chiedo com'è possibile, naturalmente limitandoci a quello che la stampa ha pubblicato e che suppongo siano estratti dagli atti di indagine, come può un direttore sanitario, non so quando sia stato sentito dalla procura, ma suppongo un bel po' di mesi fa, dichiarare che lui non sapeva se effettivamente una dottoressa stesse operando con un contratto oppure con un altro, oppure se effettivamente aveva un regolare rapporto di lavoro. Chiaro che ho detto, che già diverse volte l'ho detto, se un direttore sanitario non sa chi opera nella sua struttura, e quindi in questo caso, come tra l'altro sono state delle confessioni, operava una persona che non aveva un contratto, la situazione è gravissima. O lo sapevi ed è grave, o non lo sapevi ed è gravissimo. E quando questo direttore sanitario è ritornato in sede, io mi chiedo, ma hanno fatto, perché da quel momento hanno saputo che c'era questo problema, hanno fatto dei provvedimenti disciplinari, sono intervenuti, ma a me non risulta. È sconvolgente, una cosa del genere è sconvolgente. E me ne frega di tutti gli attacchi, perché nessuno ha mosso una parola contro la direzione, neanche il sindaco quando ha convocato la conferenza dei sindaci ha avuto il coraggio di dire una sola questione, ma hanno trovato il tempo di attaccare me sui social, costantemente. E questo sinceramente mi fa irritare. Io voglio per l'ultima volta vedere se effettivamente faranno un intervento, e quindi la Giunta interverrà a chiedere chiarimenti. Direi parole molto chiare dal consigliere comunale Giovanni Rinaldi, Gilberto Caò, News Biella.